si è portati i regali, Babbo Natale. Guarda qui, cosa c'è? Cosa c'è qui? Questi cosa sono? I vasi di Babbo Natale, è venuto con la neve. È entrato dalla porta. Guarda, Visto? ha mangiato Guarda. i biscotti. Ha mangiato i biscotti con il Ha latte. bevuto il latte e il succo, guarda, non c'è più niente, ha mangiato tutto, proprio Natale. Che Guarda, vieni a bravo! vedere. Seguiamo i passi. Segui i Eccoli! passi di Babbo Natale. Che cosa ha lasciato qui? I regali. Li strappiamo. Non ho capito. Li dobbiamo strappare? E vai, strappa. Questo è per sua figlia. Strappa, Ti piace? L'hamburger. Sì, si possono fare tante formine. Guarda, si possono fare i toast, le patatine. E dopo lo apriamo. Aspetta, c'è ancora un altro regalo. Anche questo sta scritto che è per Sofia. Devi Cos'è qui? È per te, aprire. apri. Apri, è per te. Così devi. E finisci di Brava, aprire, apri. dai. Buongiorno a tutti. Siamo arrivati anche quest'anno a Natale. E voi ridete, qua c'è da piangere. Perché c'è da piangere? Cosa mangeremo oggi? In che casa siamo oggi? Lo scoprirete dopo La sigla. Ma che è oggi? Abbiamo ai nuovi aiutanti in cucina per questo Natale, con i guanti neri. Perché? Per rispettare l'igiene. Per rispettare l'igiene, perché gli chef, vedi chef? Usano i guanti per Che stai cucinare. facendo? Allora, abbiamo preparato tutti gli ingredienti per la lasagna. Azzo! Provola, ricotta con la salsa. Ma la MasterChef, Stanno dove sta la cucinando. E MasterChef? Dove sta la Mastra, la MasterChef? Dove sta? Eccola qua, zia Sudina, buongiorno a buongiorno, tutti e bentornata auguri di nel buon canale. Natale, grazie, grazie. Zia Sudina, il personaggio più cliccato degli ultimi video di questi anni. E allora noi siamo un'altra volta qua a Natale per parlare del menù di Di zia Natale. Sudina di quest'anno. Ok. Allora, quest'anno la premessa è stata ci manteniamo leggeri. Sì, molto leggeri. Ecco, 2 giorni fa avete detto no, io quest'anno non faccio Faccio niente. niente. Vabbè, E poi sentiamo invece. il niente. E poi invece mi mette sempre in opera. Ecco, allora, com'è la situazione? Per Partiamo primo con faccio l'antipasto. l'antipasto, che sarebbe mozzarella, prosciutto, salame, non lo so se lo mettiamo prima, una fettina di melone con l'insalata di rinforzo. Cos'è l'insalata di rinforzo? Cavolo, Cavolo, ulive, acciughe. papaccelli, Papacelle, no, chi sta nei non ci papacelle stanno i già c'è, solo i papaccelli, giardinieri. leggeri, Solo giardinieri, avete visto? perché Pranzo leggero papacelle i quest'anno. ragazzi di oggi nessuno se le mangia. Capiscono niente, che la Capisce? marchio un Allora, po'. non le ho messe. Vabbè, Non le ho messe. passiamo al primo Poi, al primo piatto. piatto sarebbe la lasagna. La lasagna, diciamo, un po' tradizionale, un misto fra la bolognese e la napoletana. E qual è la Perché? Allora, napoletana? la napoletana sarebbe con le poppettine piccoline fritte, con la ricotta, mozzarella, le uova soda a fettine, E la chi carne a ragù. vuole la carne al ragù, giustamente, e chi vuole anche un po' di salame a fettine. E invece che cosa abbiamo fatto noi? Io ho fatto un poco il misto, ho fatto mozzarella, ricotta, stufato di carne macinata con il ragù di carne. Ecco qua. Ok. Oh, Maria, ma Ecco qua. guardate, Il guardate, il ragù ragù di di carne. carne. Il ragù che pepea una notte intera. L'ho fatto ieri, Che pezzi vedi? di carne ci stanno Allora, dentro? io ho fatto il muscolo e per Francesco ci ho fatto mettere un po' di pezzo, un poco più secco, perché a Maron. lui il muscolo non Immagini che piace. il macellaio neanche ve lo voleva dare. Oh, No, ne esiste perché la lo carne sa che secca. io non uso quel tipo di Ne carne, io esiste uso il proprio. muscolo perché Guarda. è più sugoso. Per sciacquarci la bocca dopo la lasagna, Ah.
Cosa la minestra. La minestra, che è un brodino con le verdure. Di misto di brodo di carne e pollo. Poi si mischia, si mettono le verdure e questi dentro, pezzi che sono? E questo è lardo. Lardo. E i pezzetti di prosciutto crudo, che sarebbe il gambetto del crudo. Perché ci voleva, perché sennò il sapore non ce l'ha. Prende. Niente. Non prende il sapore. Passiamo. Poi come al secondo piatto. Contorni sarebbe il pezzo di carne, poi come carne. Contorni. Porca, morì. Contorni ci stanno i friarielli. Aspettate che andiamo nella tavola dei contorni. Friarelli, i friarielli che devono essere stufati ancora. Stufati. Poi i broccoli all'insalata, i broccoli di Natale. Buonissimi, che si trovano solo a Natale, solo in campagna. Poi sono i peperoni. I peperoni al gratin. Buonissimi, queste sono una cosa leggerissima, ma già sentendo un profumo meraviglioso. Poi e c'è la parmigiana. Un po' una parmigiana. Poi c'è. Questo è il cavolo, che è appunto l'insalata di rinforzo, che è l'insalata appunto quella di rinforzo. Di prima. Okay. E poi penso che forse abbiamo finito con le ciociole. Le ciociole, e che sarebbe tutta frutta secca. Frutta secca. Sgusciata e con i gusci. Dopo che poi siamo state quelle 2-3 ore a sgranocchiare frutta secca. La frutta fresca, poi ci sono, ci sta. E poi fra dolci, pastiere, cassate, cassatini, roccocò. Mustaccioli, e chi le mette più le domande? Prevediamo di iniziare. No, pure rimane senza mangiare. Ma che ora iniziamo e che ora finiamo? Diciamo questo pasto quando allora, dura? Questo pasto, vabbè, tutta giornata. Tutta giornata. Esiste proprio. Quindi tutta giornata. Ci sediamo alle 2 e finiamo per alle 7 l'otto. E poi magari se teniamo voglia, ci chiamo un po' a tombola. Va bene, ma proprio c'è non si fa niente. Ma può finirmi a mangiare panettone, mangiamo sta roba qua. Va bene. E perché se no che facciamo? Ci mettiamo una tavolina per in cucina, oh, io posso stanca. Hai ragione. Ma nessuno aiuta, a parte lo schiavo che stai facendo. Solo mio nipote un po' che mi aiuta un po' in cucina la mattina, quando ho qualcuno a pranzo che da solo mi stanco la schiena, faccio qualcosa in più, e io lo chiamo e mi viene a aiutare, perché a lui piace molto cucinare. Ma la figlia dove sta? La figlia. Figlia basta che fa le faccende di casa. Andiamo a vedere. Se ne frega, gli piace solo mangiare. Andiamo, ci vediamo dopo con il riassuntino. Ciao, auguri! Auguri! Guarda, esci da qua dentro. Abbi il coraggio delle tue azioni. La camera di Antonio. Che state facendo? Mica sei venuta giovincella. Grazie. 24 anni. Grazie. Più giovane della figlia. Faccio. Guarda come sta bene però. E questo facciamo, trucchi. Vi abbiamo saltato l'antipasto, adesso ci stiamo, siccome c'è la classica minestra maritata. Guardate che piatti mi hanno fatto, non ho controllato io questo. Questo è un antipasto. Siamo sempre gli antipasti. Sono le 3 e 10, siamo arrivati alla fine del primo piatto, cioè della lasagna. Scapuzzea, che significa fare così con la capa, con la testa. E si continua imperterriti. Si continua imperterriti a mangiare. Ti assunti fino adesso tutto a posto? Dici! Per il momento tutto bene! Perfetto! Vediamo al presto! Che succede? Che cosa dobbiamo mangiare? Io sto aspettando i peperoni! Certamente! Va bene, a fra poco! Siamo arrivati al sono le 4:20. Siamo arrivati al secondo. Si mangia ancora qui a Napoli. E che le ho problemi. Allora, dopo che mi sono messo la carne al ragù che l'ho divisa con Rosario, i friarielli, i peperoni, i broccoli di Natale, la zia Sonina dice, e la parmigiana non la vuoi? Eccola. No, non ce la posso proprio. Dice giustamente, c'è questo pezzettino qua dentro. C'è ancora spazio. Procediamo. Ore 5:20,
4:40. Che ci stiamo mangiando adesso? Le castagne. Le ciocciole. Ma come sono queste castagne? Dure, non sono buone. Sono dure, non sono buone. Perché non sono buone? Non si sa. Boh. L'anno prossimo faremo le caldarrosse. Guardate che sta questo per... Cos'è lo spasso? Ma veramente, in agio, ma che sono quelli che si è lì? Nocciolina al cioccolato. No, buonissime. Fondente. Troppo buono. Guarda che panto, guarda. Ma Steffi. Sono le 5. Forse finiamo in maniera decente, per non dire indecente. No, indecente. Momento, giriamo la telecamera. Eccoci qua. I dolci del Natale napoletano, eccoli qua. Allora, Sofia, allora, prego. Allora, Rococò, cassatini. La fiori cassata. La fiori cassata. Rococò. I mostaccioli. Ah, io ti ho mangiato. Ah, no. Te, tocco qua. I raffioli, eh? I bottoni di cioccolato, i divin amore di pasta di mandorle, i taralli nasprati, il cioccolato con le nocciole, i susamielli, altro tipico dolce napoletano, pastiera. La pastiera, perché per l'epifania il napoletano non si fa mai mancare. Assolutamente. I cannoli siciliani. Perché c'ha secche di cannoli siciliani? E vabbè, tutto fa brodo. E il panettone, perché è il panettone, il panettone tradizionale al cioccolato fondente. Rigorosamente artigianale. Vabbè. E quindi? Quindi noi continuiamo. Anche quest'anno abbiamo mangiato, possiamo dire. Un attimo solo per prendere una cosa. Ma la seguo? Sì, sì. Seguo. Ma che sapete? Se vi fate quello magnolo, se mi fate che ci manca. Dopo, non è un degno pasto senza... Dopo i dolci ci vuole una goccetta di questo. Perché bisogna, come dire, digerire. Esatto, lo stura lavandino, dopodiché, insomma. Di quanti bagni serviamo in questa casa? Tre, tutto a posto. Va bene. Tre, uno, giù, quattro. Benissimo, con questi sentimenti di buon Natale a tutti. Buon Natale! E, qui, e date il prossimo appuntamento a qua? Appuntamento all'anno prossimo! Non è vero! A Pasqua! A Pasqua, esattamente! Arrivederci! Con questi sentimenti non ci rimane che dire una sola parola. Sigla!